Salve a tutti youtubers, il vostro Filippo Ferenza qui con un nuovo aggiornamento per quanto riguarda la mia collezione di DVD e Blu-ray e anche 4K all'occorrenza. Sono passati un bel po' di mesi, credo anni, se non sbaglio, dal mio ultimo aggiornamento. Ho preso un bel po' di film, ma questa volta sono riuscito a comprare quei guilty pleasure che secondo me ognuno deve avere nella propria collezione. Ho deciso di utilizzare l'offerta della Midnight Factory, ovvero di prendere un bel po' di film fino all'80% di sconto. Ho trovato un botto di film e un catalogo che vi posso dire abbastanza vasto, c'è in pratica quasi tutto il catalogo se non sbaglio, compreso anche qualche uscita in pre-order, ma io mi sono concentrato in particolare su ben 3 film che mi mancavano alla collezione e che dovevo necessariamente prendere. E partiamo con il primo, ovvero la trilogia di Hellraiser. Lo so, grossa mancanza, ma avevo solamente in DVD il primo e il secondo capitolo, quindi ho detto devo necessariamente fare l'upgrade prendendo la limited edition contenente i primi 3 capitoli della serie. Dietro possiamo vedere che abbiamo un botto di contenuti extra. Il nostro famosissimo Pinhead qui in bella vista, ovviamente tiratura limitata, io ho preso il numero 436. Hehe! Altro guilty pleasure, la steelbook del primo capitolo di Scream del 1996, scritto e diretto da Wes Craven, che dire, un film che ha segnato una generazione. Uno slasher movie fatto bene con uno dei personaggi forse più iconici del mondo dell'horror, dietro qualche contenuto speciale. Non vedo l'ora di vederli in 4K, mi hanno detto che c'è un upscaling fatto veramente bene e anche per quanto riguarda il reparto audio è fatto abbastanza bene. E ultimo ma non meno importante, ebbene sì, Il villaggio dei dannati 1995, John Carpenter alla regia, remake del classico degli anni 60 con protagonista Christopher Reeve. Lo so, un film che è un po' un amore odio per un bel po' di persone. Dietro possiamo trovare tutti quanti i nostri contenuti extra, anche questo in tiratura limitata. Io sono riuscito a beccarmi il numero 282 e non vedo l'ora di vederlo. E quindi ragazzi, che dire, spero che l'unboxing / aggiornamento della mia collezione DVD e Blu-ray vi sia piaciuto. Vi metterò qua sotto il link in descrizione il sito Fan Factory dove potete acquistare tutti quanti questi 3 titoli, spero ancora in offerta. E ci vediamo la prossima volta con un nuovo aggiornamento, con un nuovo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividetelo ovunque come sempre. Ciao!